Buongiorno, dottore. Sono Armanda De Liricis, la sua paziente delle ore 10 del sabato mattino. Oggi, 17 gennaio 2015, è Sant'Antonio. E in tale giorno voglio fare delle considerazioni. Arrivai da lei, dottore, 9 anni fa, all'età di 20 anni. Avevo una coscienza molto rigida e una fede cattolica austera. Lei, dottore, mi ha insegnato a buttare via il senso di colpa e a godermi la vita. E io, fidandomi di lei, ho seguito il suo consiglio. Ma ora, in questo giorno di Sant'Antonio, faccio delle mie considerazioni. Le faccio, dottore, mentre scorrono davanti agli occhi della mia fantasia immagini pittoriche di tale santo. Io insegno storia dell'arte in un liceo classico. Mi è facile immaginare i quadri che ho studiato che rappresentano Antonio. Li vedo scorrere nella mia mente in ordine non cronologico. In questi dipinti vedo rappresentate le tentazioni dell'eremita. Grandi pittori hanno ritratto questo soggetto. Ora, dottore, mentre tali quadri scorrono davanti agli occhi della mia mente, io parlo ad Antonio. Mi ascolti, dottore? Caro santo eremita, tu hai cercato il deserto. E lì, rinunciando al mondo, ti sei consegnato al padre della vita. Io ho fatto il cammino inverso. Ho ubbidito alle tentazioni del mondo. Ecco, Antonio, voglio parlarti della mia vita. Ho ceduto alla tentazione della carriera e del successo. Ho studiato sempre per essere la prima, per essere superiore agli altri. Ho insegnato non per amore dei miei studenti, ma per dare lustro a me stessa, per mettere in evidenza la mia cultura. Ho idolatrato la carriera. E ogni volta che vedevo qualcuno che mi era superiore per successi professionali, soffrivo. Nonostante questo, caro Antonio, io alla tentazione della carriera ho ceduto. Ora sono docente in un liceo classico e sono vicepreside. E tutti mi onorano, professoressa venga, professoressa le chiedo, e io mi vanto. Caro Antonio, ti vedo nei dipinti che scorrono davanti agli occhi della mia mente. Osservo le tue battaglie spirituali, il cui esito è stato molto diverso dalle mie lotte. Tu, Antonio, hai resistito, io ho ceduto. Mi sono consegnata al sesso. Ho coltivato amori su amori. Mi sono innamorata anche di uomini sposati e ho rotto delle famiglie. E ho pensato, seguendo il consiglio del mio analista, che lo scopo era che io fossi felice e per ottenere questo potevo usare qualsiasi mezzo. La sessualità, anche disordinata, mi ha regalato dei piaceri effimeri ma potenti. Ho goduto dei piaceri della carne. Antonio, caro Antonio, com'è stata diversa la tua vita dalla mia? Tu hai combattuto le tentazioni, io le ho assecondate. La carriera, il sesso e poi i soldi. Ho comprato di tutto e di più. Vestiti, borse, gioielli, arredamenti per la casa, automobili. I poveri li ho dimenticati presto, pensando solo a me stessa. E così, caro Antonio, ho creduto di costruirmi una vita di piacere. Ma ora, santo eremita, in questo giorno dedicato a te faccio un'altra riflessione.
I quadri rappresentanti le tue tentazioni mi scorrono davanti agli occhi e io faccio un bilancio della mia vita. Cosa mi resta del piacere della carriera, del sesso e dei soldi? Cosa mi resta nel mio cuore che desidera un bene infinito? Mi resta il vuoto di chi ha perso la battaglia contro le tentazioni. E così, Antonio, mentre scorrono davanti agli occhi della mia mente i quadri che ti rappresentano, io penso al mio io bambino. Penso a quando piccina ti pregavo nella mia piccola chiesa di campagna dove tu eri ritenuto protettore degli animali. Allora, caro Antonio, il mio cuore bambino era pulito. Era un cuore che desiderava amare ed essere amato nel senso più pieno. Era un cuore sensibile ai poveri, ai malati, agli handicappati. Un cuore pronto a lottare per la giustizia, per la verità, per la bontà. Caro Antonio, ho perso la mia battaglia, la battaglia della vita. La brama di carriera, di sesso e di soldi hanno trionfato su di me. E ho creduto di essere felice. Ma ciò che mi è rimasto è un vuoto interiore, il senso di una vita buttata. Caro Antonio, ora mi rivolgo a te. Desidero apprendere da te la forza della lotta contro il male. Tu hai perseverato, santo eremita, in questa battaglia. E hai potuto sperimentare che Dio basta. Dio compie, Dio ricolma il cuore dell'uomo e riempie l'abisso dell'animo umano più dei soldi, del sesso e della carriera. Quid satis homini, cosa basta all'uomo? È solo il divino che appaga pienamente l'umano. E per questo divino si può rinunciare ad altro. Caro Antonio, desidero cambiare vita, dare una svolta al corso della mia esistenza. Voglio seguire il tuo esempio, anche se il mio progetto di vita è diverso. Non ho intenzione di fare l'eremita, ho in progetto di sposarmi, di continuare a fare la professionista. Ma farò tutto questo con un cuore diverso. Il mio lavoro non sarà più per affermare la mia competenza, ma per amore degli studenti. La mia sessualità non sarà per un piacere effimero, ma per un dono. Userò dei soldi, comprerò alcune cose. Ma farò memoria anche dei poveri. Voglio prendere esempio da te, Antonio, che hai vinto la tua battaglia. Mi echeggiano nella mente i versi di un canto cattolico. Basta con le parole, non posso fingere più. È chiaro come il sole, basta con le parole. Tu non credevi, è vero, che io finissi così. Eppure son sincero, quello che vedi è qui. Caro Antonio, mi riconsegno a te. Come facevo da bambina quando ti pregavo. Ho potuto sperimentare che il mondo con i suoi piaceri non appaga completamente il cuore umano. Siamo fatti per altro, siamo fatti per qualcosa di infinitamente grande. Siamo fatti per l'infinito, siamo fatti per Dio. E a tale Dio, caro Antonio, io voglio riconsegnarmi.
Santo eremita, io scruto i quadri che ti rappresentano con gli occhi della mia mente e mi pare di avvertire la forza con cui tu lottavi contro le forze del male. È questa battaglia che dava il senso alla tua vita, che dà senso alla vita. Come dice Gesù, a che vale all'uomo possedere il mondo intero se poi perde se stesso? Ecco, Antonio, io ho perduto me stessa. Nella grande battaglia della vita sono stata sconfitta. Il sesso, l'usura e il potere hanno trionfato sulla mia vita. E nel mio cuore hanno prevalso le forze del male. Dunque, santo eremita, prendimi per mano. Conducimi lungo le vie della vita per affermare il significato ultimo. Conducimi lungo il sentiero arduo del bene. La psicanalisi mi ha deluso. Mi accorgo che l'ho idolatrata. Ho pensato che essa avrebbe trasformato la mia vita, dandomi felicità piena. Mi sono sbagliata. Come criterio di vita, per anni ho usato la logica del piacere e del tornaconto personale. Non ho guardato in faccia nessuno pur di star bene io. Morto io, finita guerra. E dopo anni di esistenza così vissuta, mi è rimasto il vuoto. E in questo vuoto, caro Antonio, c'è uno spazio pronto a ricevere Dio. Uno spazio pronto ad aprirsi al mistero. Uno spazio che, come una terra feconda, sta per ricevere il seme della vita. Antonio, caro Antonio, dammi la mano. Insegnami il significato ultimo della lotta, della guerra contro le forze del male esterne e interne. Aiutami, caro santo eremita, a ripulire la mia anima. Caro Antonio, il mio terapeuta mi ha insegnato che la psicanalisi non fa della morale, è vero. Ma io, dopo aver sperimentato il male, credo che una vita consegnata al bene sia più gustosa. Penso che fare il bene renda più lieti, compia di più la statura dell'umano. E tu, Antonio, me lo hai insegnato. Si può lottare, si può soffrire. Ci si può anche sacrificare per un ideale alto. Per quel Dio che ci insegna ad amare i nemici, a fare del bene a quelli che ci odiano. Dunque, Antonio, io mi riconsegno a te. E un simbolico deserto di bene si apre nel mio cuore. Un deserto che è tale perché è ripulito da tutte le tentazioni mondane. Ed è pronto a ricevere il soffio del bene, un soffio vitale e divino che tale deserto farà fiorire. Ed ecco, Antonio, sento un raggio di luce sgorgare dal mio cuore. È il trionfo del bene. Sono consapevole che l'animo umano è soggetto alle forze del male. Caro santo eremita, la battaglia contro le tentazioni non finisce mai. In futuro di nuovo incontrerò i demoni che sono dentro il mio cuore. La superbia, l'avarizia, la lussuria, l'ira, la gola, l'invidia e l'accidia. Incontrerò questi vizi, li vedrò. Ma sarò pronta a lottare contro di loro.
Sento di poter affrontare questa battaglia spirituale, nella quale tu, Antonio, mi sarai compagno. La mia lotta è già iniziata da un po' di tempo e ne pregusto già il bene. Come te, Antonio, anch'io chiedo forza dall'alto. Chiedo luce. E un bagliore di bene già inonda la mia vita. Tendono alla chiarità le cose oscure. Le forze del male sembrano indietreggiare. Mi ritrovo a piangere per le sofferenze degli altri. Mi ritrovo a gioire per la bravura degli altri. Mi riscopro capace di amicizia e di solidarietà. E la mia superbia un po' svanisce. Il mio amor proprio lascia spazio all'etica del dono. E rinasco come il tempo dal ricordo. Caro Antonio, da questa lotta contro le tentazioni emergo come rinata. Sgorgo fuori come da un nuovo utero che mi ha rigestata. E io, donna di circa 30 anni, prendo per mano la mia parte bambina. Mi vedo all'età di 8 anni pregare davanti alla tua statua, caro Antonio. Ed ecco, io prendo per mano la bambina che ero e le dico: conducimi tu. Conducimi alla purezza dell'infanzia, al candore di un'età in cui tutto era consegnato a Dio. Ed ecco, caro santo eremita, sento che la mia parte bambina mi prende per mano e mi guida. E la vita rifiorisce. Antonio, caro Antonio, io e la mia parte bambina ci rivolgiamo a te. E ti chiediamo di aiutarci nella lotta contro il male. Donaci la tua forza, il tuo ardore, il tuo coraggio. La tua potenza nella lotta contro le tenebre. Allora vedremo la luce del bene. Non perché siamo bravi noi, ma perché lui, Dio, è potente. Caro Antonio, io mi riconsegno a te. E sono certa del fatto che la via del bene compie. Compie al punto che si può rinunciare a tutto per avere solo Dio, come tu, Antonio, hai fatto. E io ora, con gli occhi della fantasia, ti vedo, santo eremita, nel tuo deserto. Vedo fiorire il tuo cuore di amore e di bene. Mi echeggiano nell'animo le parole evangeliche che Gesù disse al giovane ricco: vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me. Ecco, Antonio, tu hai venduto tutto e sei andato con lui. E hai fatto fiorire il deserto. Lo hai fatto fiorire della luce della carità, del bene, dell'amore. Lo hai fatto fiorire di quell'intensità che il mondo non conosce. Caro santo eremita, ti parlo con coraggio. Può essere che il mio analista non approvi queste mie scelte, queste mie considerazioni. Può essere che sorrida. Ma mi echeggiano nell'animo queste parole: lascia che il mondo rida di te se la tua vita cambiarlo potrà. Ora, caro Antonio, l'applauso del mondo non mi interessa più. Il consenso non è più ciò che cerca il mio cuore. È infinitamente più grande quello che il mio animo brama. Il mio analista diceva che apparteniamo al regno animale, siamo fatti di pulsioni.
Antonio, io credo che la nostra statura umana sia molto superiore a quella degli animali. È l'anima che è in noi che fa la differenza. E l'anima è più della psiche. È respiro dell'eterno, è desiderio di infinito. È brama di bene nella consapevolezza che siamo peccatori, impastati di tentazioni, di tradimenti, di bassezze, ma pronti a risollevarci verso l'alto, a ricominciare, a farci perdonare. Antonio, prendi per mano me e la mia parte bambina e conducimi lungo il sentiero della vita. Assistimi nella lotta contro il male e donami di risalire dal baratro delle tenebre. Allora anche il mio deserto fiorirà e me la riderò dei soldi e del potere. Mi consegnerò a un'aurora di bene. Sii tu, santo eremita, la mia guida. Dimostrami, come già hai fatto, che Dio basta. Dio è sufficiente a colmare il desiderio di pienezza del cuore umano. Ed è lui che definisce la statura dell'io come valore. Il valore di un povero, di un emarginato, di un ammalato, di un handicappato. Il valore della vita che normalmente viene disprezzata. Antonio, regalami simbolicamente un po' del tuo deserto. Allora io lotterò con coraggio e ritroverò la freschezza della mia fede bambina, l'ardore degli inizi. Sperimenterò la letizia, quella letizia che non è di questo mondo e che spinge l'uomo a gesti oblativi di amore, di carità, di sacrificio. Così, Antonio, io ti saluto in questo 17 gennaio e attraverso di te mi riconsegno al Dio degli ultimi. Ecco, dottore, ho finito. Non se ne abbia male se un po' l'ho contraddetta. Io le voglio bene perché vedo che ha cercato di aiutarmi e in parte c'è riuscito. Ho percorso varie vie prima di trovare quella giusta, ma alla fine ho trovato la mia strada. Pregherò anche per lei con affetto. Darò una mano ad Antonio e un'altra a lei, dottore, così se vuole ci potrà seguire. Arrivederla.